Sabato, 8 del mattino, Mork è pronto, sono in campeggio ma pronto a fare 222 km per andare al raduno più figo degli ultimi anni. October Barnfest. Da un'idea del mio amico Riccardo che ha messo insieme un gruppo Facebook, Nice Crazy Van, solo mezzi autocamperizzati, autoallestiti. Mork chiaramente ci va, ci vado anch'io perché questo è il terzo raduno, ci saranno ancora più mezzi, tante cose da vedere, tante cose che non vedrai mai nei saloni blasonati, nelle fiere blasonati, mezzi unici e particolari. Ci vado come Armando, ma anche come ambassador del progetto Un Sacco Pulito. Infatti ho ancora tante sacche da distribuire, tante nuove persone che cominceranno a fare le raccolte dei rifiuti. Tra l'altro, se stai guardando e sei un professore, un maestro, lavori in una scuola, ci piacerebbe collaborare con le scuole e portare il progetto di Un Sacco Pulito all'interno delle scuole, perché bisogna far imparare i bambini a quello che è il rispetto per la natura, il fatto di raccogliere i rifiuti purtroppo lasciati da persone meno rispettose. Se sei pronto per questo viaggio, due video per andare a vedere mezzi e layout che non vedrai mai da nessun'altra parte. Andiamo. Autografi di dopo. Sono arrivato dietro di me, puoi vedere tutti i mezzi, uno diverso dall'altro, tutti autocamperizzati, autoallestiti. È veramente uno dei raduni più cool, con i mezzi più cool, con le persone più cool. Fortunatamente la meteo fino a questa mattina, ieri sera, pioveva dannatamente, fortunatamente invece una bellissima giornata. Location 10, cioè guarda qua, Alpi Apuane come sfondo. Questa zona bellissima, che è un campo privato gestito da un'associazione che tra l'altro è diventato chiaramente luogo ufficiale per Nice Crazy Van, ho anche la maglietta, dove verranno fatti anche raduni in futuro, spero, come ti avevo già detto in un precedente video, con anche l'affluenza del pubblico, visto che di spazio ce n'è, perché ci sono veramente tantissime persone interessate a entrare nei furgoni come mio e anche quello di altre persone che se lo sono creato dal nulla, andare a vedere, andare a scopiazzare, capire quali sono un pochino i segreti e le cose particolari che sicuramente non si trovano nei vari camper o furgoni blasonati. Questo luogo, tra l'altro, ti metto il link in descrizione, così ti salvo anche il tempo e la perdita di tempo, è anche diventata, dopo il primo raduno, un'area sosta per camper, tende, quello che vuoi. Il paesaggio è veramente stupendo, in mezzo alla natura, vicino agli ulivi, con anche una zona qua coperta, con bagno, eccetera, eccetera. Per cui se sei in questa zona delle Apuane, ecco, Apuane, beh, tra l'altro ci sono dei bellissimi cammini sulla Grotta del Vento, eccetera, eccetera. Ti metto un link in descrizione, così puoi venire qua tranquillamente, metti il tuo camper, la tua tenda e ti vai a fare le passeggiate. Vado a fare un pochino di ripresa, una piccola sfilata dei mezzi e poi devo chiedere delle cose a Riccardo. Insomma, c'è tanto per questi due giorni, anzi tre. Io sono arrivato già a raduno iniziato, è cominciato ieri, questi tre giorni di raduno, October Barnfest. Give me the money.
fa tutto la centralina motorizzata. Oktober Van Fest, perché sei qua? Perché sono qua? Una bella domanda, perché è una di quelle situazioni dove tutti abbiamo la stessa passione e c'è un'energia veramente positiva. E quali sono i mezzi che hai visto che ti sono piaciuti? Beh, nel piccolo tutti quanti, perché ognuno racconta la storia del proprio proprietario, perché a differenza di un mezzo commerciale, il mezzo autocostruito ha un vestito sartoriale che ti fai per le tue esigenze, quindi non c'è il bello e il brutto, ogni mezzo ha il suo perché. Partiamo dal mezzo, che mezzo hai scelto? Allora, ho scelto ai tempi un Citroen Jumper H2L2, cioè 5,40 di lunghezza e l'altezza media, con una cosa particolare, il doppio slide, che sono due porte scorrevoli che ti permettono di poter godere della bellezza di questo mondo o la comodità di un parcheggio quando ti parcheggiano di qua o di là, che è molto molto interessante. Bianco, motorizzazione Citroen 2130 cavalli e che dire... Adesso ve lo faccio vedere, facciamo prima. Quanto tempo ci hai messo per la camperizzazione e quanto hai speso? Allora, partiamo col tempo. Ci ho messo 8 mesi tra lavoro e dedicarmi al mezzo. Come spesa, contando anche il mezzo che l'ho preso usato, 17.000 euro, ce ne sono andati altri tanti per la camperizzazione, contando però anche sospensioni rinforzate e 2 o 3 cosine che non si vedono ma che ho fatto di surplus, tetto sopra, pannelli solari, eccetera eccetera. Come hai studiato il mezzo? Allora, effettivamente è una pianta un po' diversa dal solito. Come dicevo poc'anzi, ogni camper, ogni furgone ha l'anima di chi lo costruisce. Noi avevamo un'esigenza, era l'esigenza di avere 2 biciclette sempre montate, che sono qui sotto al letto, e di conseguenza un letto a una piazza e mezzo scarsa, ma io e Camilla ci stiamo, un bagno in coda, una bella cucina fondamentalmente, poi abbiamo un armadio con disimpegno, con tutto il necessario per la cucina, lettura e le varie medicine, e poi pensili a vista per la comodità di poter tirar fuori la roba, perché vivendoci 365 giorni l'anno abbiamo vestiti per l'inverno, per l'estate, per le sport invernali e per sport estivi. Il conforto del caffè lo trovo chiaramente sempre da il mio amico, una persona che conosco, che si chiama Paolo. Paolo è anche lui un full time, anche lui, io non lo sono perché io non c'entro più niente in questa situazione, lui è un full time da 2 anni insieme alla sua compagna Camilla, vivono in un furgone auto camperizzato, auto allestito, e ha anche un canale che si chiama Keep Dreaming. Keep Dreaming, continua a sognare. Poi quando ti svegli capirai quali sono i suoi piani e qual è stata la sua decisione, secondo me sbagliata, di andare a vivere in un camper. Cose da pazzi. Mentre per la parte living del camper, che soluzione hai adottato? Allora, come potete ben vedere, abbiamo utilizzato una soluzione con un tavolo scorrevole che ci permette di poter muoverci di conseguenza, e adesso vi farò vedere anche il motivo di questa disposizione del tavolo. E per avere più spazio abbiamo messo sedili girevoli che ci permettono in un 5,40 effettivamente di avere un discreto living da 3 persone, non voglio esagerare, 4-5 perché non è vero, in 3 comodi. E la cucina invece? La cucina abbiamo fatto una scelta di gas free, abbiamo un piano induzione a 220, un frigo a 12 volt dell'Indebi, facciamo anche un po' di pubblicità, da 86 litri, e poi abbiamo tutto l'impianto elettrico che si forma da sotto al sedile del guidatore, con la parte del DC-DC e del solar panel. Qua abbiamo la batteria al litio sotto il sedile del passeggero, e qui sotto al tavolo l'altra parte elettrica, ecco qua, con inverter e tutto quel che ci va dietro, con magnetotermico per il trasformatore della 220 quando carichi anda fuori,
bus bar, eccetera, eccetera. È strana quella lente, tutta storta. Allora, giugno 2024, ottobre 2024, cosa è cambiato in Nice Crazy Van? Eh beh, il clima prima di tutto è un pochino più freschino, però devo dire che è cambiato che il gruppo sta crescendo, abbiamo tante adesioni, tante persone nuove, e si sono consolidate le amicizie delle persone che si erano già conosciute a giugno, quindi sta diventando sempre più bello, sempre più coinvolgente, sempre più divertente, perché ci siamo veramente divertiti. Abbiamo lottato un po' con il meteo, ma ci siamo veramente divertiti. Che soluzioni hai adottato per il bagno? Il bagno, come tutti chiedono sempre, come si fa la pipì, la popò e la doccia, io ho trovato questa soluzione particolare. Abbiamo un water a separazione, un bagno a separazione che divide la parte solida, la parte liquida, e fa, tra virgolette, un po' meno puzza. Una doccia che è collegata a un boiler di acqua calda da 220 watt da 12 litri, che ci permette di avere sempre la doccia abbastanza calda. Abbiamo una doccia solare, perché ci permette d'estate di fare anche la doccia fuori, grazie al sole ce la scalda, ed è venuto fuori un bagno di 80 cm per 70, quindi abbastanza confortevole anche. Mentre tu e Camilla siete due sportivi, come avete attrezzato il mezzo? Diciamo che la causa di tutto quello che avete visto è anche per questo. Noi abbiamo la passione anche della bicicletta. Abbiamo creato questa soluzione per portarsele dietro e tenerle sempre in ordine, pulite. Adesso non sono pulite, ma perché abbiamo fatto un bel giro di 80 km e la possibilità di avere un po' tutto il necessario per la bicicletta e altri sport. Giù in fondo abbiamo le pinne, sopra abbiamo le ciaspole per l'inverno. Per tenersi in forma, questa è la nostra passione. Quali consigli ti senti di dare a chi vorrebbe camperizzare un mezzo? Indubbiamente studiare, perché fondamentalmente ci sono delle parti molto importanti come l'impianto elettrico, l'impianto idrico, che non si può improvvisare, perché possono diventare anche molto pericolosi. Quindi studiare, farsi consigliare e guardare tanti video tutorial su YouTube, perché come ho fatto io ho trovato ragazzi che mi hanno dato una grande mano, e poi tanta voglia, tanto spirito di adattamento, la passione, nient'altro, tanta passione. Qual è l'intento di Nice Crazy Vans come gruppo? L'intento di Nice Crazy Vans è far capire a molti che per fare questo tipo di vita, per poter avere un mezzo, non occorre avere dei budget enormi. Cioè, si va alla Fiera di Parma e si vedono mezzi che costano 80.000 euro, 70.000 euro base, e magari sono anche non coibentati, non hanno un impianto elettrico che ti permette di stare in libera. E noi cerchiamo di aiutare la gente, di far capire a tutti che è un sogno realizzabile, che è una cosa che si può fare. Si può fare, perché non occorre, in base alle proprie tasche si cerca un mezzo anche vecchio, non ha importanza, basta che curarlo e tenerlo bene, e poi si camperizza con l'aiuto di tutti noi. Ognuno mette la sua conoscenza e si riescono a fare, anche con budget piuttosto limitati, camperizzazioni e poter fare questo tipo di vita e di esperienze. Come mai qui all'October Van Fest? Beh, è stata una chiamata, ecco, diciamo così. Avendo un van autocostruito, ho deciso di venire per la prima volta ed è stata una bella esperienza questa. Hai imparato qualcosa di nuovo a vedere altri mezzi auto allestiti? Sì, sicuramente, c'è sempre qualcosa da imparare, non bisogna mai pensare di aver scoperto tutto, ecco. Qui c'è sempre idee nuove, ci sono sempre van stranissimi, per cui ogni esperienza va fatta come un tesoro, ecco. Chi sei e cosa fai nella vita? Allora, io mi chiamo Fabio, sono nato in provincia di Asti, sto ancora lavorando in un'azienda, però mi è presa la passione della van life e quindi ho iniziato a vivere sul van dal 2020 con una casa d'appoggio, e adesso sono un full timer da un anno. Che mezzo hai scelto per la tua camperizzazione? È stata molto difficile questa scelta. Colpa è stata di quello che è dietro la telecamera, perché ho avuto tante opportunità, però poi alla fine ho scelto un Volkswagen. E questo è un T6 4Motion, cui sono molto contento, ho già fatto parecchi chilometri e sono molto felice di questo acquisto. Puoi dirci anche, se non è un segreto, quanto tempo ci hai messo per allestirlo e quanto è costato?
per allestirlo ci ho messo molto poco, perché avevo appena venduto la casa e quindi stavo affrontando l'inverno e quindi avevo necessità proprio di costruirlo in tempi brevi. E la parte legno l'ho fatta io, e però in un mese sono riuscito a fare tutto, a parte la coinventazione che ci ho messo un mesetto, quindi calcoliamo 2 mesi in totale. E le spese sono state, diciamo, degli impianti sono state un po' alte, perché chiaramente vivendoci hai bisogno di un, diciamo, di un comfort e di una sicurezza che, diciamo, che va un po' al di là del weekend o della vacanza di agosto, di Natale, ecco. E quindi ho cercato di mettere degli impianti il meglio che potevo, ecco. Diciamo che gli impianti sono costati in circa sui 6.000 euro, però c'è una grande autonomia, volevo una grande indipendenza per non essere legato alla corrente e al rifornimento acqua. Com'è nata l'idea di questo layout, che è diverso da, solitamente da quelli montati su Volkswagen? Allora, il mio layout è stato principalmente legato alle mie esigenze, e avevo bisogno del bagno e della doccia, che sono piccoli però sono funzionali, e nel Volkswagen, non essendo un Ducato, non essendo un mezzo spazioso, devi misurare proprio i centimetri, e quindi ho cercato di farlo secondo le mie esigenze. Qui c'è una panca con un letto che poi diventa una piazza e mezza. Avevo bisogno di un bel piano cottura da cucinare, perché io ci cucino, e un bel lavello molto grande e spazioso, e anche di un frigo. E poi ho cercato di usare legnami riciclati. Questi sono legni di paulonia, che sono molto leggeri, per cui riesci anche a risparmiare sul peso del mezzo, perché poi, avendo 160 litri d'acqua e anche un serbatoio grande di gasolio, a fare del peso ci va molto poco. Un consiglio da dare a chi magari si sta avvicinando all'idea di camperizzare il proprio mezzo, che consiglio daresti in base alla tua esperienza? In base alla mia esperienza, diciamo, consiglierei quanti giorni devi stare via. Cioè, se devi farlo come vacanza, se devi farlo come weekend, se devi farlo per tempi brevi, di calcolare quello, di partire con un mezzo, poi la prima camperizzazione non è mai quella giusta, e quindi poi si va in evoluzione e magari si vedono altre esigenze, si incontrano altre esigenze, si vedono altre situazioni, per cui poi si evolve, ecco. Però l'inizio è partire sempre da quello che uno vuol fare. Se vuoi farti una vacanza, chiaramente non devi prenderti un mezzo della Madonna. No, ma no, è finito il video. Non ti disperare, mi ritrovi martedì prossimo alle 13.45 col secondo episodio che racconta un po' questo raduno di Nice Crazy Band. Intanto, durante questa settimana, se non sei ancora iscritto al canale, ti consiglio di iscriverti, visto che ci saranno tantissimi video interessanti nel futuro molto prossimo. Cliccare sulla campanellina in modo che ti arrivino le notifiche di quando pubblico il video, mettere anche un bel like, fare un bonifico da 15.000 euro, insomma, queste sono le piccole cose che puoi fare per aiutare questo canale a continuare ad esistere. Ciao! Signor Paolo, cosa c'è sul canale Keep Dreaming? Innanzitutto, salve a tutti, sono Paolo. Il mio canale, più che un canale, è un ruscello. Più che l'uscello è un rio. Video da bagno. Sì, innanzitutto non sono un content creator, non mi posso definire tale in quanto non ne ho le capacità, non sono di mestiere. Video che definisco da bagno, in quel momento di svago, quando non sai cosa fare, più che guardare, giocare a Crashy Crashy, come dico io, ti guardi un video e passi quei 2 o 3 minuti, a seconda del bisogno, anche 5, ridendo e mettendo un piccolo sorriso andrà bene sulle labbra.